Intanto come stai, prima cosa? Ah, molto meglio, molto meglio. Che è successo? Diciamo, dopo il gol sono sentito un po' male, non so, con lo stomaco, non so cos'è stato. Infatti ho dato tutto fino alla fine, fino a quando ho potuto. Poi a un certo punto ho dovuto chiedere il cambio, perché era importante comunque difendere e non stavo al 100%. Un episodio non positivo nella tua partita, ma uno bellissimo. Quello non positivo, quel contrasto da cui è nato poi il gol del 2-2, probabilmente non avevi neanche toccato per ultimo tu il pallone. E poi però il gol bellissimo che vuoi, se vuoi ci puoi raccontare. Sì, secondo me non era calcio d'angolo, però va bene, decisione dell'arbitro. Purtroppo è capitato, ha fatto un gran gol. Sono stati bravi loro. Il gol sono stato felicissimo di farlo, lo aspettavo da tanto. Poi è stata un'emozione grandissima davanti a questo pubblico, a questi tifosi. Non vedevo l'ora veramente di fare gol. Se facciamo un salto indietro di 6-7 giorni, quanti centimetri ti sono mancati a Perugia per chiudere la partita all'ultimo secondo? Sì, anche lì mi è mancato veramente poco. Ancora non so come ho fatto, come la palla non ha fatto ad entrare, ancora non me lo spiego. Si è riscattato oggi, dai. Sì, mi sono rivisto il video tutta la notte quel giorno. Però diciamo che le occasioni ci stanno sempre per fare bene. Oggi c'è stata e l'ho sfruttata bene. Ti chiedo, Gianmarco Cangiano, uno dei giocatori più importanti della primavera della Roma, poi vai al Bologna, la Serie A, la Serie B con l'Ascoli, la Serie B con il Bari, la Serie A olandese. Molti sono rimasti sorpresi che hai accettato una C, solo perché è Pescara? Sì, ho accettato la C perché può essere un'esperienza importante, e soprattutto perché giocare a Pescara, per il Pescara, per questa maglia, è per me un onore, perché è una squadra importantissima che non merita assolutamente di stare in questa categoria, anzi merita veramente molto di più, e infatti cercheremo di portarla più avanti possibile. Ti faccio l'ultima, Gianmarco, per chi non ti conoscesse, se puoi spiegare proprio, potessi scegliere tu in campo le tue caratteristiche, come ti valorizzeresti? Io sono un esterno sinistro a cui piace rientrare, andare a calciare in porta e fare tagli. Infatti questo metodo di gioco mi piace tantissimo e penso che appunto posso sfruttare le mie caratteristiche al massimo, quindi sono contentissimo di questo.